Bella raga, ciao a tutti del Comendone Veneziano NBA 2K14, prima da titolare per il Comendone, Minnesota aiuta ragazzi, prima da titolare, Fiori non vedo l'ora, eccolo qua il Comendone. Ragazzi, oggi proviamo con 10 minuti al posto di 12 per vedere se possiamo comunque fare il nostro minutaggio tranquilli, magari con 8 minuti in meno. Attenzione, Ricky Rubio. Il cui parte titolare, ragazzi, momento emozionante per il talentissimo veneziano, momento veramente incredibile, la prima titolare a Minnesota contro un maestro degli assist come Ricky Rubio. Attenzione, e arriva subito il rimbalzo cumendiano, ragazzi, arriva subito il rimbalzone cumendiano. La scorsa partita è stata devastante, ragazzi, una partita da fenomeno vero. Primi due liberi per Comendone. 42 punti, 8 assist, 4 stoppate e 3 rimbalzi. Qualcosa di devastante. The Magic Kume in the World. Cazzo vuol dire, non si sa, ma va bene così. Ricky Rubio. Il piccolo Ricky Love Martin in faccia a Veneziano, purtroppo in faccia a Veneziano. È appena cominciata la partita, vai Comendone, il Comendone si butta, errore veneziano. Ogni partita storia a sé. Praticamente due errori su 1000 tiri nella partita scorsa, c'è già un errore al primo tiro, ragazzi. Questa è l'NBA, this is NBA. Martin. Un po' di tensione anche per Veneziano, perché questa è veramente la prima titolare assoluta. Tensione incredibile al Target Center, ex casa di Kevin Garnett. Dove Garnett è diventato grande e poi a Boston ha vinto il titolo. Veneziano. Howard. Bravissimo Veneziano. E Veneziano fa un altro errore. 0 su 2 purtroppo. 0 su 2 per Veneziano, che sente la pressione. Veneziano sente la pressione del primo match da titolare. Incredibile. Al Target Center di Minnesota. Ricky Rubio. Attenzione, bombone, ma recupera ancora Martin. Love. Petkovic. Il Petko. E ancora rimbalzo. Il Comendone sta migliorando tantissimo nei rimbalzi, è una cosa molto importante. Favors. Errore di Favors. Howard. Favors. Buono. 8-4 per Utah, che deve assolutamente vincere anche questa, che se Minnesota è una squadra buona in corsa pienamente per i playoff. Primo fallo di Veneziano, che si incazza con l'arbitro di bestemmia qualcosa in croato algerino, ragazzi. Attenzione, Ricky Rubio. Petkovic, fallo del Cantor. Primo libero a segno. Secondo libero di Petkovic. Un po' di maneggi comendiani, va bene così. Un Comendone che è partito veramente un po' fiacco. La tensione è alta per questa prima da titolare per Veneziano. Bravissimo. Howard, arriva il primo assist veneziano e bacia la panchina e bacia Tori. Nero. Ricchione Rubio. Attenzione, alley-oop incredibile. Questo, signori, è Ricky Rubio, uno dei migliori assist man della Lega. Ma Veneziano non è da meno. E l'entrata classica di Veneziano, la entrata Berkshan yo-yo. Mamma mia, ragazzi, che brutto. Mamma mia, che brutto nome a questa entrata. Scusate, fai un po' dura per il Comendone, è un momento un po' difficile. Vai, Love.
Love. Ed è ancora fallo di Kenter. Mamma mia, Clark Kenter. Clark Kenter. Libero. Primo libero a segno, secondo libero. Dai ragazzi, Carter. Vince Carter. È entrato Carter. Comandone è proprio marcatissimo dopo la prestazione. Dopo l'ultima prestazione, veramente è dura, eh? Favors. Ah, guarda solo, e arrivano a due punti comodi, comodi. Comunque, Comandone è nominato giocatore della settimana. Quindi questo è un riconoscimento veramente incredibile, perché vuol dire che ha battuto la concorrenza di LeBron e tutta questa gente qua. Un veneziano strepitoso, Ricky Rubio. Marti, 23 punti la settimana scorsa, l'ultima partita. Fallo di El Comandone. Ma dov'è il fallo? Ma che cacchio. Ecco, primo libero a segno. Veneziano è già in panca. Secondo libero, non una grande prestazione del Comandone da titolare, purtroppo. Il Cume è teso. Attenzione! Ennesimo errore di Veneziano. Ennesimo errore di Veneziano. Tutta una 25 del campo. Una partita completamente diversa rispetto alla partita di Detroit. Questo è il bello e il brutto dell'NBA. Un giorno sei una star, un giorno sei un coglione. E Ricky Rubio lo ammette. Un solo grido, un solo allarme, Ricky Rubio in fiamme. E qua Veneziano prova il suo tipico canestro in entrata, manco. Niente. Ragazzi, non ci siamo proprio. 29-28 Utah. Ma il Comandone sta sbagliando qualsiasi cosa. Un primo tempo finora disastroso. Passaggio deviato, ma palla per i Timberwolves. I Timberwolves. Sguardo un po' stranito di Veneziano. Non capisce il perché sta giocando così male alla prima da titolare. Cunningham. Rubio, stoppata completamente sbagliata, e ancora fallo di Veneziano, e non in allungo, tre falli non in allungo. Pekovic. Dai Veneziano, svegliati cazzo, adesso devi svegliarti però, eh. Adesso è arrivato il nostro momento. Pessimo passaggio, palla aiuta, mamma mia che prestazione. Io ho messo anche 10 minuti magari per rendere il gioco più difficile, che ho in meno tempo devo fare le stesse prestazioni, perché il livello Hall of Fame, All Star, la qual è, cioè è durissima ragazzi, cioè veramente è un'impresa. Attenzione, niente, non c'è proprio, non c'è proprio Veneziano. 16 dal campo, mamma che disastro, mamma che disastro. Rubio. Pekovic, bello di Pekovic, e la mette. 31 pari, momento difficile, un primo tempo disastroso per il momento, eh. Ma forse se l'altra, se l'ultima partita ha fatto il miglior primo tempo, la prima partita della storia come Indiana, oggi invece rischio di fare la peggior partita della carriera. Almeno arriva un assist, perché tra l'altro una prestazione incredibile come quella di Detroit ci può stare, però sarebbe meglio evitarla. Attenzione a Rubio, fa quel che vuole Rubio, fa quello che vuole Ricky, fa quello che vuole il piccolo Ricky. Veneziano è nervosissimo, che l'allenatore non ci crede di vedere questa prestazione. Bravi, almeno aiuta c'è, almeno aiuta c'è, perché comunque l'importante è vincere la partita, eh. Attenzione. Bravissimo, dai che possiamo fare due punti comodi, due punti comodi.
Due punti comodi e Veneziano veramente guarda il cielo, finalmente. 2 su 7 dal campo, prestazione disastrosa per il momento. Vediamo se adesso riusciamo a fare un filotto di punti. Bello qua, bel numero, bella azione di Minnesota, ma stoppone incredibile, stoppone indescrivibile. Attenzione, prova in girata. Almeno arriva a rimbalzo, ma mamma mia che disastro, ragazzi. Oh, buon canestro. Ma che fatica, ragazzi, al target center. Time out. 7 punti e 2 assist, partita non incredibile. Martin. Rubio. Rubio contro Veneziano. Due playmaker a confronto, giovani. Martin. Martin, mi inculano rimbalzo, maledetto Williams. Carter, Vince Carter. Attenzione Veneziano e spara da 2, ma bellissimo. 4 su 10, piano piano Veneziano sta riprendendo un po' la mano. Dai. Martin, Martin da solo. Errore di Minnesota, molto bene. E Veneziano entra e ne fa un altro, ragazzi. Adesso Veneziano forse ha preso il ritmo. Forse Veneziano ha preso il ritmo. Più 10 Utah. Dai, ragazzi, 45 dal campo. 11 punti, 2 assist e 3 rimbalzi. Non è che voglio andare avanti, voglio andare in fuga, cazzo. Bravissimi, bravissimi. Non perdiamola. Veneziano prova a sparare la bomba! Ci ho provato, niente da fare. Ma ottima prestazione adesso, finalmente, cazzo, ho ancora time out. Non capisco se Kumenda gioca con l'infortunato, non capisco se è un vaneggio o se veramente sono infortunato da qualche parte. Rubio fa il miracolo. Però la sbaglia e godo. Godimento puro, godimento puro. Defense. Ecco, cagatissima qua di Favors. Non regaliamo ste palle. Fallo di ostruzione di Chance e Billups. Del piccolo Chance e Billups. Barea. Barea, marcatura forzata. Aia, qua fa una bella cosa Barea. Cantor. Cantor per il Kume. Dai, mettila. Ma dai, mettila. Vabbè, arriva il fallo, manco mal, manco mal. Favors dalla linea della carità, primo un errore clamoroso, Favors è proprio scarso, ecco come non esce. Prestazione non esaltante purtroppo. 62-41 però, ecco, Utah sta giocando bene almeno. Il problema è che Veneziano, questa prima titolare, la sta un po', insomma, la sente, diciamo. Rapporto sessuale intervallo, scusate ragazzi, momenti difficili. Vai, inizia il secondo tempo, terzo, quarto. Kenter, madonna Kenter, madonna Kenter con quella faccia. Mamma che fastidio Clark Kenter. Eccola là.
Dai Kume. Dai piccolo Kume. Dai Kume, niente, sono stramarcato, sono che c'è niente da fare. Ah, niente da fare, niente da fare. Non mi sta piacendo questa partita. Kenter. Bravo. Almeno 20 punti di vantaggio per Utah. Unica nota positiva. Martin. Rubio. Vai veneziano, venezianone! Ottima entrata, oggi andiamo abbastanza bene sulle entrate, ma non bene da fuori. 42% dal campo, parità molto diversa da quella di Detroit. Qua Rubio restituisce il canestro veneziano, molto bene. Fallo, mamma mia, brutto sto fallo. Dai veneziano, rialzati, ti prego. Quanto è colpito però veneziano, no paura del comendone. Pochi assist oggi, eh. Ottiene il fallo, meno male, grande qualcuno, grande qualcuno. Oggi i liberi non vanno bene per il veneziano. Oggi i liberi non vanno bene. Madonna, 0 su 2 addirittura. Era da una vita che non c'era un 0 su 2, eh. Fallo del comendone già al quarto. Partita veramente diversa. Ma questo è il bello dell'NBA, ragazzi. È un gioco, non è scontato, infatti uno dei migliori giochi sportivi. L'unico problema è che non è immediatissimo, perché sono 82 partite di regular season. Però a parte questo, che gioco, ragazzi. Vai subito. Dai, bravi ragazzi, bravi. E ancora veneziano che ruba la palla. Bravissimo Kume. Però non riusciamo ad andare a prendere il punto. Stoppata veneziana, ragazzi. A livello di stoppate veneziano ha preso il playmaker, sta andando bene. È paradossale, più stoppate che rimbalzi. Solo il Kume può fare queste cose. Mettila. Quanti errori, quanti errori. Ma sempre più 20. Minnesota oggi non sta giocando bene, perché è una buona squadra, però neanche noi stiamo facendo una partita indescrivibile. Ciao Rubio, ciao Ricky Rubio. Grandissimi, grandissimi. Ma non mi sono fidato dell'entrata perché avevo paura della stoppata, è andata bene, è andata bene. Seconda palla recuperata. Anche pian pianino Veneziano sta tornando. Rimbalzi 3, palla recuperata 2, assist 3, 15 punti. Questa è la sfida Rubio versus Veneziano. E arriva un altro rimbalzo. Oh, che bello. Carter. Carter da solo dall'angolo. Triplone, ma forse si è infortunato Vince Carter nel tiro. Ai ai ai. Forse si è rotto Vince Carter nel tiro da tre, non lo so, però l'ho visto cadere, non lo so, attenzione. Aspettiamo novità. Rubio. Ocho, Fiori, Ocho, da solo. Jefferson. Da casa sua veramente, da casa sua veneziano! Che triplone, ragazzi! Che triplone! Un quinto fallo, qua ha fatto la cavolata.
Non posso più fare cavolate, purtroppo. E non ho fatto tanti falli in allungo, eh. Ecco il vero limite di Veneziano, più che le palle perse, i falli. Ennesimo rimbalzo, se Veneziano comincia a fare anche i rimbalzi, so cazzi. Billops. Ancora rimbalzo, mamma mia, oh, sì che non ho migliorato la caratteristica rimbalzo per il momento, boh. Sarà un caso forse, non lo so, però ne avevo già presi abbastanza anche nella partita con Detroit. Bene, bene, bene. Bravi. No! Qua ha fatto un po' una cagata. Sei rimbalzi, ragazzi, sei rimbalzi. Qua potremmo fare per dire anche una tripla doppia. Il problema è che... partita un po' così, sinceramente. Partita un po' così, strana. Non la so definire, onestamente. Come statistica adesso non è male, però boh. Quei 5 falli pesano adesso. Chiaramente non posso rischiare. Strappo al crociato, stagione finita per Vince Carter. Attenzione! Ho visto che i giocatori erano veramente preoccupati. L'avevo visto. Si erano messi le mani sui capelli. Crociato per Carter. Crociato per Carter. Questa è pesante, ragazzi. Questa è realmente pesante. Che sfiga. Che sfiga, però. Nel mettere il tiro da tre, Carter si è rotto il crociato. Fuori tutta la stagione. Incredibile. Incredibile, sono senza parole. Don't not parole in inglese purissimo. Non so cosa dire, onestamente. Avevamo visto subito Burke. Dai, Burke, dai, cavolo. Canter, Clark Canter. Ah, errore di Veneziano. Ma porca miseria, rompersi così i legamenti con una bomba da tre. È andata a segno anche, oltretutto. Che schifo di sfiga. Veneziano, aiuta, ha sentito un po' però il... fallo, non arriva il punto. Veramente una beffa questa, eh. Niente, dai, oggi veramente liberi disastrosi, eh. Ok. Pazzesco. Pazzesco al target center. No. Manco mal. Manco mal. Williams. Vai Venezianone. Vai Venezianone. Vai Venezianone. Regalaci. Burke. Da tre Veneziano. Non un gran tiro. Ma arriva comunque il rimbalzo di Kent nel canestro, bravo. Molto molto bene. Enes Kanter, 14 punti e una palla recuperata. Bravo, bravo, bravo. Fallo di Favors. Ricky Rubio, mamma mia, primo libero disastroso. Secondo libero disastroso, 0 su 2 per Rubio. Rush. Burke. Mafioi. Devo trovare il pertugio. Fuori palla i Timberwolves. Mamma mia. JJ Barea. JJ Barea. Certo che Minnesota ha veramente prestazione a livello di punti super disastrosa. Meno male, ragazzi, l'unico punto... buona difesa sul tiro. Secondo libero. Dai contropiedazzo, dai contropiedazzo.
No, ste robe. Brutto errore qua, brutto errore del Kuma. Tanti errori con che punteggio basso è per il momento. Altri due punti per Minnesota. Veneziano è anche stanco. Bravo Comendone, questo è veramente un canestro meraviglioso. Mamma mia che bello. Mamma mia che bello, 21 punti, 4 assist e 6 rimbalzi. Ocho, Martin. Bel canestro di Martin. Finisce anche il terzo quarto. Pa, 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 pa. Ultimo quarto. 50 dal campo, 21 punti, 4 assist, 6 rimbalzi, 2 palle recuperate. Questo è lo score di Veneziano all'inizio del quarto quarter. Da sottolineare l'infortunio bruttissimo di Carter, rottura del crociato, fuori tutta la stagione. Billups. Billups! Chance! Billups! 8 punti, 4 assist, 1 rimbalzo. Love. Mamma mia che canestro di Love. Che canestro di Kevin Love. Bruttissimo passaggio, ma è andata bene. Stavolta è andata male. Palla rubata di Veneziano. E dopo la sbagliamo così. Buona palla recuperata. Beh, i liberi di Favors veramente sono disastrosi. Rubio, Ricky Rubio. Love. Love, mamma mia, Kevin Love, che lavoro di Love. Solo 8 punti, 2 assist e 4 rimbalzi. Purtroppo, cioè purtroppo per Minnesota, ma bene per noi, non ha fatto una bella partita oggi Timberwolves. Bruttissimo, dalla Favors ai liberi, veramente una merda senza precedenti. Punteggi molto bassi quest'oggi, eh? Rubio. Ricky Rubio. Ocho, marcalo, marcalo. Ma Pekovic. Ancora, madonna, con sti timeout. Che do coglioni. Guarda Carter, poveretto, mamma mia. Che brutto infortunio. Da solo. Due punti bellissimi di Veneziano. Secondo tempo 71 dal campo rispetto al 42 della prima parte. Veneziano paga un brutto primo tempo. Quanti falli, ragazzi. Howard. Primo libero. Secondo libero. 2 su 2. 9-0 Utah, 6-8 Minnesota. E
Faccio fatica a fare assist quest'oggi, eh. Che brutto, pessimo passaggio. Meno male, siamo anche fortunati oggi, eh. Ocho. La doppia intelligente, ma poi Rubio la mette, invece interferenza canestro. Vai come. Mettila. Niente, non arriva più un assist, che nervi. Che nervi ragazzi, Rubio. Bel canestro. Stiamo attenti, che non si sa mai nel basket, anche 20 punti sono recuperabili. Billups, bellissima Billups per veneziano. Favors, come? Brutto tiro. 50 dal campo. Fallo di Love. Anche Love comunque non una partita devastante, eh? Te la fai, non ci sono spazi. Kanter, brutto tiro di Kanter. Rubio la mette. Ocho, Fioi, Ocho. Mancano 5 minuti, manca ancora un'eternità. Mamma mia. Tanti tiri liberi oggi, eh? Veramente tanti. Ocho. Love. Bravi, dai, dai che andiamo, dai che andiamo, dai che andiamo. Come non è stanchissimo però, eh? Palla ai Timberwolves. Più 20, ma quanti errori ragazzi. Favors per veneziano che è distrutto, ho bisogno del cambio, porca miseria. Veneziano, la sbaglia. No, perché? Ma no, fallo cumulativo di me. Vabbè, è andato. Abbiamo vinto, manco ma 104-91 ragazzi, siamo in corsa per i playoff. Buona prestazione da titolare, ma non incredibile. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao! Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtuber italiano. Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, Cumenda veneziano, lo youtuber italiano.